riuscirò mai a imparare quella mossa. Basta, me ne vado. Aspetta, Ace, lascia che ti racconti una storia. Un giorno vidi un giocatore in TV fare una cosa incredibile. Così venni qui, al centro ricreativo. Davvero? Sì, non lo sapevi che sono cresciuto qui? Comunque, mi allenavo costantemente ogni santo giorno. E quanto ti ci è voluto per imparare quella mossa? In realtà non l'ho ancora imparata. Tu? Non l'hai ancora imparata? Già, ma ci provo sempre, sai? E un giorno o l'altro... Non posso credere che mi alleno nello stesso posto in cui hai iniziato tu, Shane. Credici. Non sarei nessuno senza questo posto. Perché chiude il cancello? Ma come, non te l'hanno detto? Presto tutto verrà demolito. Demolito? No, ma... chi mai farebbe questo? L'Invincible United ha comprato il centro ricreativo. Adesso Vince e Scarra vogliono demolirlo. E allora? Forse adesso costruiranno un centro più bello per i ragazzi, no? Costruiranno un centro benessere per giocatori famosi. Ah, per caso sai quanto costerà la manicure? El Matador! Ok, ok, è una cosa terribile. Pazienza, posso andare in ferie adesso? Il consiglio di Cool Joe è non agitarti, perché stasera hai la tua apparizione in televisione. Io? Non permettere che si parli di centro ricreativo e che Vince vuole distruggere. Ok, noi fa vacanza. Giusto, ragazzi. Rilassatevi e godetevi il vostro tempo libero. Ci vediamo tra una settimana per l'amichevole con la All Stars. Vedrete, ci sarà da divertirsi. La prossima settimana i Super Strikers affronteranno la All Stars, composta dai migliori giocatori della Super League. È con noi per vincere il suo pronostico, l'uomo che fa sembrare facile qualsiasi evoluzione. Benvenuto, Shane! Ciao a tutti. Grazie, Rob. Allora, Shakes, parliamo un po' di questa partita. Gli 11 migliori giocatori della Super League contro la All Stars. Divertente. Ora sì, serio, Shakes. Si pensa che sia impossibile per voi vincere. La All Stars è estremamente forte quest'anno, ma saremo lì per goderci la partita. Quello che conta non è il risultato, ma solo far divertire i nostri tifosi. A proposito di spettacolo, abbiamo un ospite a sorpresa stasera! Ah sì? Davvero? Non è soltanto un famoso giocatore e membro della All Stars, ma la sua squadra stava letteralmente alle calcagna dei Super Strikers l'anno scorso! Signore e signori, il capitano della All Stars, Scarra! Tu! Come sarebbe a dire io? Tu! Lui! Ho pensato di invitarvi per fare una chiacchierata sul Big Match! No. Sta calmo. Che posso dire, Rob? Solo che i Super Strikers non hanno scampo contro l'All Stars. Vogliono farci un centro benessere. L'All Stars non ha mai perso una partita. Forse questa è l'occasione per risolvere il problema. I Super Strikers non hanno nessuna possibilità. Se fossi in te non ne sarei così sicuro, Scarra. Ma certo che ne sono sicuro. Quanto sicuro? Sicuro al 500%. Ok. Allora sei così sicuro da giocarti il centro ricreativo, per caso? Io... Scarra, rispondi, quanto ne sei sicuro? Attenzione, Scarra! Stai scherzando? Perché? Hai paura, forse? No! Ok, allora affare fatto. Bene, la partita finirà alle 16. A quell'ora avremo vinto e il tuo centro ricreativo farà boom! Wow! A quanto pare questa amichevole sta diventando, un po' meno amichevole. Perché così preoccupato? Sei tanto importante, allora ci tireremo indietro dall'accordo. Non possiamo tirarci indietro. Hai fatto una promessa su un'emittente pubblica. Diventeremmo lo zimbello della Super League. Vince, avranno il centro solo se riusciranno a battere l'All Stars. E direi che questo è impossibile. Così si renderanno ridicoli. Io lo so, lei lo sa e anche Shakes lo sa bene. Tu assicurati soltanto che la squadra sia motivata a vincere. Seriamente, motivata! Hai sentito che scommessa? Ci vorrebbe un bel coraggio. Eccolo! Ciao, Shakes!
Shakes, con tutti i tuoi compagni in vacanza, ti sembra il momento giusto per farti carico di una sfida così importante? No comment. I Super Strikers fanno qualche allenamento particolare questa settimana? Io... Noi... saremo pronti. Ragazzi, siete pronti, vero? Sì, sì! Non sei tanto in forma, amico. È proprio strano senza i ragazzi, giusto, Shakes? Sarebbe molto meglio se fossero qui ad allenarsi con te. Sì, grazie per avermelo fatto notare. Vieni, ho un esercizio migliore per noi due. Alleniamo i pollici. Mi dispiace, sono in vacanza. Non lasciate messaggi perché non richiamerò. Ciao. Salve a tutti, amici e amiche. Sto facendo una super vacanza in Indonesia e sto surfando un'onda infinita sulla spiaggia paradisiaca. Yo, Kuljo! Kuljo, ragazzi, dovete assolutamente tornare... Pensavi davvero che avrei risposto al telefono mentre ero in vacanza? Lascia un messaggio, bello. A te com'è andata? Temo che dovrai cavartela da solo. Vorrei solo ringraziare Ninja e Cosmos per avermi accolto in casa loro per prepararmi ai Super Strikers. Vi voglio bene, ragazzi. Nessun problema. Le divise della All Stars sono calde di ferro da stiro. Colgo l'occasione per dirvi che è un onore per me essere il capitano di questa squadra. Una squadra di leggende viventi. Negli ultimi mesi siamo stati nemici giurati, ma la prossima settimana saremo uniti contro un nemico comune, i Super Strikers. Ma è solo un amichevole. E se non è una ragione sufficiente per farvi dare il massimo in questa partita... magari potrà esserlo una bella macchina fiammante nuova di zecca. Un omaggio della Invincible United. Soltanto se vinceremo. Forza Shakes! È inutile. Non posso allenarmi da solo. Ehi, Shakes! Capitano! Ragazzi! Avanti, non è il momento di battere la fiacca, questo! Allora, mi hai procurato quel telefono? Sì, è questo rosso, signore. Installalo allo Strikerland. Lo userò per darti il segnale per la demolizione. D'accordo, signore. Allora? La partita finisce alle 16. La All Stars avrà vinto. In quel preciso istante alzerò la cornetta di questo telefono e chiamerò il centro ricreativo. E a quel punto ti darò l'ordine. Dare inizio alla demolizione. Quando lo farò, la palla demolitrice sarà pronta a sferrare il primo colpo. E a pochi minuti dalla fine della partita, il centro sarà ridotto in macerie! Wow! La All Stars sembra proprio una squadra di supereroi. Sì, i migliori giocatori del campionato insieme. Non c'è ragione di preoccuparsi, abbiamo l'esperienza necessaria per batterli. Vi ricordo che durante il campionato abbiamo superato atleticamente ognuno di questi giocatori. Sì, vi ricordate quando abbiamo battuto De Los Santos in Messico? E quando abbiamo trovato la soluzione per battere lo stile brasiliano di Donaldo? Abbiamo persino imparato a volare, come Meda. Abbiamo anche battuto Liquido allo stadio galleggiante dell'Hydra.
Uber e Scarra. Abbiamo battuto anche lui. Se c'è una squadra che può battere la All Stars, siamo noi. Sì! Yeah! Wow, ci sono un mucchio di persone che sono venute qui a fare il tifo per noi, ragazzi. Ah, grande. La partita di oggi potrà anche non rientrare nel campionato, ma a giudicare dalla folla potrebbe essere la partita più importante nella carriera di Shakes. Alle 16 in punto, se la All Stars dovesse vincere, la palla demolitrice inizierà ad oscillare su ordine di Vince. Ci sarà una linea diretta tra la sua tribuna e l'operaio che si occuperà della demolizione. Non vogliono perdere neanche un minuto. Giornata di partita allo Strikeland e c'è in ballo qualcosa di straordinario. Non solo oggi assisteremo al fascino di una partita della All Stars, ma Shakes ha alzato la posta in gioco scommettendo contro i più grandi giocatori il recupero del suo amato centro ricreativo. O perlomeno ci proverà, Mac. Alle 16 in punto, se i Super Strikers non avranno vinto questa partita, quel centro ricreativo cadrà al suolo in mille pezzi. In questa eventualità avremo un collegamento in diretta dal centro ricreativo. Oltre alle solite immagini dallo stadio. Ecco Vince nella sua postazione allo Strikerland. Sembra che i Super Strikers si siano preparati a dovere per questa lotta contro i Titani. Sì, questa amichevole per un bel po' di persone si è trasformata in una vera sfida. Coraggio. Così, bravi. 11 macchine sportive stanno aspettando i loro proprietari. I Super Strikers sono confusi dallo strano gioco di Donaldo. Oh, ecco il famoso stile aereo di Meda. La All Stars sta dominando. Gol! Bellissimo tiro di Donaldo. Accidenti, quella telefonata si avvicina. Ma che mi è saltato in mente? Non si può battere una squadra piena di campioni. Shakes, tu non devi fare niente in particolare. Ha ragione lui, fratello. Noi siamo più della somma delle parti. Esatto. E sono sicuro che riusciremo a trovare il ritmo giusto che gli farà drizzare i capelli su quelle zucche vuote. Ti vogliamo bene. Che c'è? Ci siamo dentro tutti, no? Siamo tutti fratelli, no? Abbiamo una missione, cioè giocare la più epica delle partite di calcio. E se perderemo quel centro ricreativo che farà crescere i prossimi Shakes Junior e El Matador Junior, avremo fallito la nostra missione. In questa stagione abbiamo migliorato tantissimo il livello di gioco. Usiamo la nostra esperienza per aiutare quel centro ricreativo a restare un centro ricreativo. Non vogliamo un centro benessere. Ben detto. Sì, tanto ce l'ho già un posto dove fare la manicure. Tutto è possibile, Shakes. E tu hai la squadra intera al tuo fianco. Uno, due, tre, Super Strikers! Esperienza dei vari giocatori della All Stars, i Super Strikers avranno bisogno di un miracolo per vincere. Oh.
ragazzi stanno sicuramente offrendo una prestazione superba. Incredibile! Nessuno se lo aspettava! Che azione! Sì, sì! Questo si chiama giocare da campione! Maledizione! I Super Strikers stanno facendo uno sforzo tremendo, ma mancano 2 minuti alla fine e un pareggio non sarà sufficiente! Ancora pochi istanti, carissimi Super Strikers, e poi potrete dire finalmente addio al vostro prezioso centro ricreativo! Ehi, amico, non c'è bisogno di comportarsi in questa maniera. Tempo di recupero. Abbiamo una possibilità. La partita finirà alle 16. A quell'ora avremo vinto e il tuo centro ricreativo farà boom. Non può farlo. No, no, deve aspettare la fine della partita. Vuole ignorare i minuti di recupero. Ancora un solo minuto, Super Strikers. E poi tic, tic, boom! Adesso mai più! È giunto il momento di provare a realizzare l'impossibile. Puoi iniziare la demolizione. Shakes ce l'ha fatta! Ha vinto la partita e salvato il centro ricreativo! Mac? Mac? Vince ha chiamato alle 16 spaccate. No! A questo punto dobbiamo passare alla diretta dal luogo della demolizione. Mi spiace, ma non posso guardare Brenda. I Super Strikers ci sono riusciti! Hanno battuto la fortissima All Stars per salvare il centro dove era cresciuto Shakes. Come? Come? Come è possibile? Quello che è appena successo è un vero miracolo. Sì, lo so, mamma, non è fantastico? Spenza! No, devo riattaccare adesso. C'è qualcuno che ha più bisogno di me di usare il telefono. Dammi quella cornetta! Pronto? Chi parla? È troppo tardi, amico mio. Abbiamo vinto. Apriti! Ti faccio vedere io come si manda a segno un colpo! 1, 2, 3, Super Strikers! Stiamo assistendo ad un grande scontro oggi. È difficile dire chi avrà la meglio fra i Super Strikers e l'Invincible United. Ragazzi, perché non cantiamo il mio nuovo inno dedicato a El Matador? Scusa, non ti offendere, ma ci piace quello vecchio. Preferiamo rimanere fedeli ai classici. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador!
perderemo anche oggi. Eh sì, stiamo per perdere di nuovo. Non so cosa darei per vedere i Super Strikers perdere contro di noi. Siamo riusciti a perdere anche giocando in casa. Ti rendi conto che l'Invincible United è scesa di un altro posto nella classifica della Super League? Le prossime partite sono tutte facili. Ci rifaremo sicuramente. Ma non è sufficiente. Se vogliamo passare in testa e superare i Super Strikers nella Super League, sono loro che devono perdere le prossime partite. Ho capito. Ma come possiamo assicurarci che ciò... Dobbiamo trovare i tifosi più sfegatati dell'Invincible United. E con sfegatati intendo i migliori, i più fanatici, i più spietati, disposti a fare qualsiasi cosa. Hai capito? Grazie. Ragazzi, credo che non mi abituerò mai a questa sensazione. Sì, non saremmo così forti senza i nostri tifosi. Ehi! Chi è che fa i gol, però? Io o loro? Levatevi di mezzo, voi piccoli perdenti! Pensavo che fossimo noi ad aver perso. Oh, scusami tanto! Oh, ops, non l'avevo visto. Mi dispiace tanto. Mi dispiace che tu sia un tifoso dei Super Strikers, intendo. Penso proprio che loro facciano al caso nostro, capo. Non dovremmo avere problemi ad affrontare i Colossus. Sono una buona squadra, comunque. Non fraintendetemi. Ma quello di domani, consideratelo una specie di allenamento per la partita contro la Sul. Se analizziamo tutti i portieri della Super League, la Sul ha senz'altro il migliore, cioè De Los Santos. Lui è uno dei motivi per cui la Sul potrebbe davvero aggiudicarsi la Coppa della Super League. Avevo dimenticato quanto fosse forte De Los Santos. Sì, De Los Santos è davvero grande, ma non grande quanto il tifo e gli applausi che riceverò quando gli farò un gol. Proviamo. Colpite il bersaglio. Viene da una lunga discendenza di toreri. Domare con sicurezza e coraggio bestie cattive e mastodonti che fa parte della mia natura. Questa volta hai sbagliato, Shakes. Non è del tutto vero. Volevo solo renderlo più difficile. Avremo il vantaggio di giocare in casa nelle prossime due partite. Potremmo anche sperare di vincere, se cercherete di essere un po' più seri. Molto male per i Colossus. Questa è la prima volta che li vediamo tirare in porta. I Super Strikers continuano l'opera di distruzione. Siamo 3-0 per i rossi. Mancano solo pochi minuti. Possiamo dire che questa partita è stata una passeggiata. Ma perché dobbiamo indossare questi colori ridicoli? Fa tutto parte del piano di Scarra, non ricordi? Farsi passare per tifosi dei Super Strikers e cercare di metterli in cattiva luce. Fallo e basta, hai capito? E ricorda che è per il bene dell'Invincible United. Sapete, questa è la prima volta che assisto a una partita in cui non gioca l'Invincible United. È incredibile, vero? Ciao! Credo di non avervi mai visti prima. Perché... In effetti non siamo di qui. Ma siamo dei grandi tifosi dei Super Strikers. Bello, allora benvenuti allo Strikerland. Sono sicura che vi divertirete. Chi è il vostro giocatore preferito? Il mio è El Matador. Per me è unico, magnifico. Oh, io mi chiamo Francesca, ma tutti mi chiamano Super Fran. Allora, volete cantare il nuovo inno per El Matador? L'ho scritto tutto da sola. Ci farebbe molto piacere. Si parte! E uno, e due, e tre! Tu sei il Matador! Oh, 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 oh.
per noi tifosi tu fai sempre gol. Uno, due, tre, quattro. Sì, siete stati davvero, davvero superbi. Questa è stata la cosa più umiliante che abbia mai fatto in tutta la vita. È una canzone molto sciocca. Però le parole non sono affatto male. Oh, oh, come farà Shakes a uscire da questa situazione? Mancano solo pochi secondi. È il momento di entrare in azione. Il Matador! El Matador è il migliore giocatore, amato sì con grande ardor. Come qualcuno sta fischiando il Matador, la fine del mondo è vicina. Fate uscire il Matador! Nessuno può rivolgersi al Matador in questo modo. Scusati subito, maleducato. Vernice, siete degli impostori allora. Voi non siete tifosi dei Super Strikers. No! I giudici della Super League hanno esaminato l'accaduto e hanno deciso che per 3 turni sarà vietato l'ingresso allo Strikerland ai fan dei Super Strikers. Proprio così, avete sentito bene. I Super Strikers giocheranno la partita contro l'Azul senza i loro tifosi. Il loro allenatore è qui con me. Vuole fare qualche commento in proposito, coach? Sono solamente dispiaciuto che tutti i nostri fan debbano pagare a causa delle azioni di alcuni cattivi elementi. Com'è iniziata la zuffa, coach? Sembra che una tifosa dei Super Strikers abbia aggredito senza motivo un altro tifoso in curva. Davvero meraviglioso. Quei 3 buffoni hanno eseguito il mio piano alla perfezione. E la prossima partita degli Strikers sarà uno spettacolo. Peccato che non ci saranno gli spettatori. E il Matador non avrà la solita carica senza i suoi fan. Questa storia mi puzza. Sì. Più delle mie scarpette dopo 2 ore di corsa, amici! Sarà molto strano giocare in casa con uno stadio completamente vuoto. Strano e anche inquietante, specialmente contro una squadra impegnativa come l'Azul. Ah, ragazzi, non è poi un gran problema. Ricordate, i gol li segniamo noi, non i nostri fan. Non è un buon momento per giocare senza tifo. Non credevo che potesse essere possibile, eppure, anche giocando in casa, saremo in svantaggio. Vediamo un po' se i miei presentimenti hanno un fondamento. Oh. Ehi, accetta delle richieste, coach. Sapevo che me l'avresti detto. Ehi, Matador! Ehi, Matador! Facciamo qualche gol, ragazzi! È tutto ok. Allora, riconosci questo suono? Non è un suono che mi è molto familiare, coach. Beh, dovrà diventarlo, perché questo è il suono del silenzio e sappi che echeggerà in tutto lo Strikerland domani. Non dico di conoscere tutti i tifosi dei Super Strikers, ma quei tipi non li avevo mai visti prima, non mi convincevano per niente. Io devo andare alla partita. Perché non chiami il Super Fran? Io... Fran, tu dici... Lei era proprio lì. Potrebbe sapere qualcosa su quei tizi. Chissà, magari è lei la chiave per svelare questo mistero.
Oggi si gioca allo Strikaland, ma è un match diverso dagli altri. È una sera tranquilla come uno stadio vuoto. E qui con me il temibile portiere dello Santos. Vuoi dirci qualcosa prima di immergerti nel grande vuoto dello stadio? Quello che voglio dire è molto semplice. Tifosi o non tifosi, oggi a Strikaland non ce ne sarà per nessuno. E naturalmente, i tifosi dei rossi dovrebbero stare più attenti in futuro. Basta! Ne ho abbastanza di te e di tutta questa storia! È arrivato il momento di fare qualcosa! E forse mi è venuta un'idea! Scusa, passavo di qua per caso. Che fortuna, pensavo proprio a te. Davvero? Sì, siamo le uniche due persone che possono fare qualcosa. E come? Tu devi solo farci entrare allo Strikaland. Io non ci conterei troppo. Buongiorno. Sei nervoso? Ah, figurati, certo che no. L'unica fan di cui non posso fare a meno è mia madre. Ah sì? E dov'è ora? Beh, di sicuro è a casa sua. Molto, molto lontano da qui. Va tutto bene, va tutto bene. Vuoi dire che è un complotto? Per distruggere l'autostima di El Matador. Tu lo conosci, per caso? Già. Sul serio, tu conosci veramente El Matador? Posso presentartelo se vuoi. Aspetta un momento. Ma quelli non sono i tizi dello stadio? Siamo delle leggende! Grazie a noi i Super Strikers stanno per giocare una partita senza l'appoggio dei loro tifosi. Urla per noi! Dite un po', voi non siete quei famosi tifosi dei Super Strikers? Certo, siamo noi. Volevo solo scusarmi per i problemi che ho creato alla partita contro il Colossum. Sì, scusi, accettate. Grazie, ora noi, se possiamo... Ma ragazzi, c'è la partita! I Super Strikers hanno bisogno di noi tifosi. Oh, guardate, qualcuno ha buttato le vostre magliette dei Super Strikers. Sembra che io sia arrivata giusto in tempo. Metteremo su uno spettacolo che i Super Strikers non dimenticheranno mai. Ci sono davvero poche persone stasera allo Strikaland. Sì, i giocatori. Aspetta, che succede? Non riesco a sentire i tuoi tifosi, El Matador. Forse ci siamo. El Matador è tornato quello di sempre. Forse. Ce lo auguriamo. Direi che questa non è proprio la tua serata, El Matador. Te vado a cantare una ninna nanna? Perché? Perché? Perché sta succedendo a me? Oh, El Matador sembra essere in un altro mondo. E questo potrebbe costare caro ai Super Strikers. E l'Azul segna pochi secondi dalla fine del primo tempo. Pensavo che sarei mai arrivato a dirlo, però mi sono sbagliato. E ho bisogno dei tifosi. Ci stanno guardando in televisione. Lo so che ci stanno guardando, ma io ho bisogno di sentirli. Ragazzi, qui ci servirebbe un miracolo. Sì, e ci serve subito. Altrimenti dovrò far uscire El Matador. Rieco i Super Strikers! Speriamo che riescano... che El Matador riesca a rimediare alla brutta figura del primo tempo. Altrimenti perderanno questa partita e posizioni nella classifica di Super League.
Ci sono riuscito! Bella l'azione dei Super Strikers! Accidenti, è peggio di quanto pensassi! Forza, Shakes! Ogni tanto è meglio sbrigarsela da soli! De Los Santos vola verso il pallone! E palo! La sfera finisce a El Matador! È completamente smarcato! Questa potrebbe essere la sola opportunità per gli Strikers! Perché non riesco a tirare? El Matador! Non credo che ce la farà, Brenda! È come se fosse impietrito! Ah, questa cosa sta peggiorando! Adesso sento anche le voci cantare! Le sento anch'io! Davvero? Mac, sta succedendo una cosa strana! Mi sembra di sentire... un coro? Pare che migliaia di tifosi dei Super Strikers si siano radunati davanti allo stadio per incitare El Matador! Tu sei El Matador! No! 1, 2, 3, 4! Finalmente! Sembra che El Matador sia tornato in sé! I suoi fan gli hanno tirato sul morale, Mac! El Matador è il migliore giocator! Che gran ripresa dei signori in rosso e del fiero El Matador! L'unico e solo El Matador! Uno splendido ritorno, El Matador! Eh sì, alla grande. E ho imparato una lezione. Mai dare per scontato l'appoggio dei tifosi. Ed ecco la squadra che ha reso possibile tutto questo. Coraggio, Spezza! Correte qui! No! Ti prego, non voglio incontrare i Super Strikers! Sì, noi siamo tanto timidi! Aspettate qui, voi! È arrivato il momento di smascherare questi tre impostori davanti a tutto il mondo! Spezza, ma come hai fatto a organizzare tutto questo? Grazie all'aiuto... di Superfran! Tu hai scritto quel bellissimo inno in onore di El Matador e hai fatto cantare tutti quei tifosi per me! Scusa un attimo, tu non sei quella tifosa scatenata che ha seminato il panico in curva? Io... Lena? Scarra! Ti avevo detto di trovare i tifosi più incalliti! Quelli erano i più incapaci! Oh! Aiuto! Non ne sapevo niente! Non fateci del male! Incredibile! Te l'avevo detto che ti sarebbe piaciuto, ne ero sicuro! Cool Joe nella norma! El Matador nella norma! Rasta nella norma! North... oh! Livello di prestazione ad altissimo rischio! Shakes e North Show? Che succede, professore? È drammatica! Decisamente peggio di quanto pensassi, Coach! Dì un po' un'occhiata! Beh, questo significa che la vacanza è finita. Dobbiamo riprendere ad allenarci subito. La pausa è finita. Ci vediamo tutti allo Strikerland domani mattina, Coach.
Rientrate, ragazzi! Dobbiamo tornare! Perché dobbiamo stare dentro questi cosi? Quei cosi non sono altro che dei simulatori di altitudine. Ci permettono di analizzare la vostra capacità di adattarvi alle diverse altitudini. E perché dobbiamo fare noi questo? Perché la prossima squadra che affronteremo sarà l'Iron Tank e li incontreremo nel loro stadio. Non sono mai stati battuti al Fortress Stadium. Non sono mai stati battuti! Sono famosi perché giocano ad un livello più alto. Pensavo che la Super League fosse già il livello più alto. No! Guardate, questo grafico vi aiuterà a capire. Ok, adesso è tutto più chiaro. Sì, il Fortress Stadium si trova ad altissima quota. Molto più alta dello Strikaland. Esatto. Mi sento come se avessi appena mangiato 10 cheeseburger. Amico, io mangio sempre 10 cheeseburger prima dell'allenamento, ma non mi sono mai sentito così pesante. Ognuno reagisce in modo diverso alle variazioni di quota. Quando ci troviamo a questo tipo di altitudine, c'è molto meno ossigeno nell'aria. Il nostro corpo ha bisogno di ossigeno per funzionare. Se non siete abituati all'altitudine, il vostro corpo non funzionerà come ci si aspetterebbe. E allora cosa succederà? Saremo deboli? Potreste provare confusione, avere una visione distorta e perdere la coordinazione. È una gran sensazione. Io mi sento così ogni volta che vedo una bella ragazza. Perciò vi occorre una preparazione specifica per giocare a quell'altitudine. Nessuna squadra è mai riuscita a battere l'Iron Tank nel suo campo. Gli ultimi minuti della partita saranno particolarmente faticosi per tutti voi. Dobbiamo tornare dentro. Tornate nelle campane. Signore, mi chiedevo se ho il permesso di non allenarmi, signore. No, in guerra bisogna sempre essere pronti. Riposo. Dovremmo fare come i Super Strikers per la prossima partita. Dobbiamo procurarci delle macchine come quelle che hanno loro. Le hanno fatte vedere al programma Football 360. Non ci servono, perché noi abbiamo un grosso vantaggio. Ricorda, noi siamo abituati a questa altitudine. Non dobbiamo fare altro che rispettare il nostro programma di allenamento intensivo e loro non saranno mai una minaccia, soprattutto in nostra fortezza. Signor, sì, signore. I Super Strikers crolleranno in ultimi 15 minuti esattamente come è successo a tutti gli altri. Come pensavo, coach. North Shore e Shakes non sono ancora pronti per affrontare una partita in alta quota. Se loro due non saranno in perfetta forma, l'Iron Tank non avrà problemi ad andare dritta in rete. Credo che il nostro piano di riserva li preparerà a dovere. Non mi piace quando il coach ha quello sguardo. Mi faccia indovinare. Passiamo direttamente a un'altra macchina, giusto? Indovinato, Shakes. Voglio che tu e North andiate a cambiarvi. Fatevi trovare al nostro jet. E su quale aspetto vi concentrerete per affrontare i Super Strikers, Coach Von Push-Up? Fortunatamente abbiamo la natura da nostra parte. Non vedo come i Super Strikers possano arrivare a livello dell'Iron Tank partendo dallo sotto, visto che noi siamo abituati a giocare qui in alto. Imbattuti in casa. Nessun avversario ha mai segnato negli ultimi 15 minuti. Il trasmettitore GPS sta funzionando bene? Alla perfezione. Io non ho ancora capito che cosa hanno in mente. Lo capirai molto presto. Guardate, il coach ha risparmiato sul budget per il viaggio. Non abbiamo un hotel, ma una tenda. Finalmente ci siamo. È ora di indossare questi. Un paracadute? Molto divertente, Capitano Rasta. Se vuoi puoi lanciarti anche senza, ma ho sentito dire che l'atterraggio non è dei più confortevoli. Non c'è neanche l'aeroporto. E il nostro coach ci è andato proprio pesante con questi tagli al budget. Se non ve la sentite, potete anche non lanciarvi. Davvero? Che forza, ragazzi! Stiamo volando! Aprite il paracadute al mio 3. 1, 2...
com'è andata? Sono atterrati sani e salvi, coach. Era questo il programma? Scaricarci nel bel mezzo del nulla? Siamo a circa un giorno di cammino dal punto d'incontro. Stai dicendo che dobbiamo arrivare fin lassù? Entro domani? Amico, è praticamente impossibile. E invece no! Abbiamo anche uno dei marchingegni del coach che ci indica la strada. È ora di incamminarci. Signore, abbiamo ragione di pensare che gli Strike siano da qualche parte in Europa ad allenarsi tra le montagne. Ne sei sicuro? Sì. Chiamami Uber immediatamente. Digli che abbiamo un problema di sicurezza. Ha ripreso a nevicare. Corri! Aspetta, ho bisogno di riposarmi un attimo. Anch'io. Mi sento come se non ci fosse l'aria. Non riusciamo a respirare. Non vi preoccupate. Alcune persone ci mettono un po' ad adattarsi. E scommetto che non si può fare nulla, eh? Dovete rilassarvi. Che ne dite di preparare il campo per la notte? È la cosa più intelligente che abbia sentito oggi. Domattina il nostro obiettivo sarà arrivare in cima e poi raggiungeremo i Super Strikers sulla pista d'atterraggio. Non ne posso più di salire. Ma poi cominceremo anche a scendere, vero? No, se volete vincere la Super League, ragazzi. L'unica direzione è la salita. Vi auguro sogni d'oro, Super Strikers. Potrei averne ancora, per favore? Peperoni e salsiccia con marshmallow. Grazie. Sì, bacon e uova strapazzate, doppia porzione. Un po' di ketchup, un po' di maionese, un po' di Arrivederci, ragazzi. O forse è meglio dire addio. Coach, li ho persi. Cosa? Era qui ieri notte. Non capisco come ho fatto a sparire. Guardate, ci sono delle impronte e tracce di sci. Si tratta di un sabotaggio. Qualcuno non vuole che arriviamo in tempo alla partita. Ma noi non ci arrenderemo. Giusto, noi non ci arrenderemo, capitano. Possono essere. Non abbiamo molto tempo prima che inizi la partita. Io sono sicuro che li vedremo arrivare da un momento all'altro. E se non arrivano? Beh, in tal caso, ricorreremo a questo. Ci siete quasi, ragazzi! Ragazzi! Non so se ce la posso fare, amico. Se vuoi ti do una buona ragione per arrivare in cima, Shakes. Se ora decidessi di tornare indietro, sarebbe molto più difficile che salire. Sono in cima al mondo! E ora dobbiamo trovare lo Strike Jet. Già, prima che se ne vada senza di noi. Avremmo bisogno di un segnale. Come hai fatto?
Pensi che siano loro? Direi proprio che hai indovinato, fratello. Adesso dobbiamo solo raggiungerli in fretta. Hai qualche idea? Stiamo arrivando, ragazzi! Questi vecchi tronchi sono perfetti come tavole da snowboard! Back twist! Niente male, amico! Più veloci! Dobbiamo riuscire a prendere quell'aereo! Se non arrivano al più presto, saremo costretti a partire senza aspettarli. Non possiamo abbandonarli a loro stessi. Sono pronto a sfidare le intemperie per salvare i miei amici. Buona fortuna, amici miei. Io ci ho provato. Non smetterò mai di cercarvi, ve lo giuro solennemente. Vi troverò un giorno. Che cosa è stato? Oh, guarda! Lo sapevo! Mai abbandonare la speranza! Fermate questo aereo! Dovrei essere preoccupato. Gli ultimi 15 minuti sono sempre stati duri per qualsiasi squadra ospite. Ho commesso un errore. Enorme. Giornata di partita. Il Fortress Stadium è infuocato. Vuoi dire ghiacciato? Riusciranno i Super Strikers a interrompere il record di vittorie in casa dell'Iron Tank? Tutto sta nel superare i famosi 15 minuti finali. Qui fa così freddo, come quell'anno in cui sull'isola era gelata una scimmia. Ma questo non è ancora niente. Rispetto al freddo su quelle montagne, qui sembra di essere sulla spiaggia. Jakes, North e Dancing Rasta? Ma ce la fevo io in GPS! Ah! I Super Strikers sembrano in forma! Jakes! C'è mancato poco per l'Iron Tank! Siete stati furbi, Super Strikers! Vi siete preparati a dovere! Uber! Ma che stanno cercando di fare? Ehi, che ne dici di giocare un po' a calcio adesso? Fine primo tempo, siamo 0-0. Come finirà? Non lo so, Mac. Non vedo come l'Iron Tank possa riuscire a vincere con questa strategia. Avete fatto un ottimo lavoro cercando di stremare i Super Strikers. Sì, signore! Grazie, signore! Non avranno nessuna possibilità di resistere in secondo tempo. Shakes, no! E Rasta sono stati dei folli perché non si sono fatti sostituire. Cadranno come pere cotte durante gli ultimi 15 minuti. Signor sì, signore! Ok, finalmente ci siamo. L'Iron Tank inizia ad alzare la pressione. Hai ragione, Mac. Finalmente il gioco comincia a farsi interessante. Riuscirà North Shore a fermarlo? Non questa volta! Gol! Iron Tank risveglia il tabellone! Il punteggio è di 1-0! Come faranno i Super Strikers a segnare se i suoi attaccanti sono stanchi come se avessero corso una maratona? Io lo so! Se ce la posso fare, capitano. Ma sei riuscito ad arrivare fin qui. Non dirmi che vuoi tirarti indietro. I Super Strikers hanno ritrovato l'energia.
Si stanno muovendo bene! Abbastanza bene da... Segnare il gol! In qualche modo i Super Strikers hanno sconfitto la maledizione dei 15 minuti! Ma riusciranno a tener duro fino alla fine segnando il gol vincente? O l'avrà vinta l'Iron Tank? Ok, esiste il modo di affrontare l'altitudine. Sì, credo di averlo scoperto sulla montagna. Il segreto è dosare l'energia. Bisogna usare quella che abbiamo nel modo più efficiente possibile. Forza! Possiamo battere quei pivelli qui e ora. Ma solo se voi due riuscirete a restare in piedi. Sì, respirare. Oh, Shakes sta volando! No, abbiamo parlato troppo presto! Sono troppo stanco! Devi trovare la tua motivazione per andare avanti. È impronte! Allora, sei stato tu! Tu hai rubato il nostro navigatore GPS! Si vede che non è stato sufficiente! Invece per me è sufficiente! Bella mossa! Ditemi che ho segnato. Shakes, ce l'hai fatta. Guarda il replay sullo schermo. Wow, che finale! L'Iron Tank è stata sconfitta in casa per la prima volta. Questa partita entrerà nella storia. A quanto pare non ha commesso nessun errore, vero coach? Shakes, fratello, abbiamo vinto! Adesso poi mi fai 100.000 piegamenti! Shakes, voi Strikers non potete batterci in casa nostra! L'abbiamo appena fatto, amico! Lo so, e non è giusto! Tu non sei altro che un bambino! Calma, non fate così! Così ti rinfreschi un po' le idee, amico. Aio!